これはみんなが知ってる世界とはちょっと違う日本でのお話。みんなの世界とは違って俺たちの世界にはおとぎ話の英雄たちが本当にいるんだ。俺は世の中のことはまだあんまり知らないけど、へんてこな奴らがいたり不思議なことが起きたり、まあまあ退屈しない世の中さ。これはそんな世界での俺の最初の冒険のお話。とある嵐の夜にあいつと出会ったことが全ての始まりだったんだ。Ero in grave pericolo là fuori. Grazie per avermi salvato. Io sono Sun dell'Isun Clan. Ho il piacere di conoscerti, Sun. Io sono l'anziano del Tanuki Clan. E Bakeru è colui che ti ha salvato. Io! Ehi, spero che tu stia bene. Vi siete incontrati mentre pattugliava il villaggio nella sua forma umana. Ma perché eri lì fuori con quella tempesta? La verità è che il mondo umano, voglio dire, tutto il Giappone è in pericolo. Un tipo di nome Oracolo Saitaro e le truppe del suo festival stanno usando un bizzarro festival per prendere il controllo del Giappone. E Momotaro, l'era della nostra favola, ha subito il lavaggio del cervello da questo Oracolo Saitaro. Non tu! Cosa? Non Momotaro! Ho chiesto aiuto per salvare il Giappone, ma... Beh, credo che nessuno voglia prestare attenzione a qualcuno di così piccolo. Non so proprio cosa fare. E quando quell'insetto ha iniziato ad attaccarmi, Bakura è venuto e mi ha salvato. Come può una pulce come te salvare un'intera città quando non può salvarsi da un insetto? Non può proprio farcela, no? Tu piccolo! Dove hai lasciato le buone maniere, ragazzo? Le mie scuse, Sun. Ma questo ragazzo è ancora un po' immaturo. Per favore, scusalo. Mi dispiace, è stato poco delicato da parte mia. Me lo rimangio. No, hai ragione. Non importa quanto io duramente ci possa provare. Non posso assolutamente salvare il Giappone da questo incubo. Avevi in mente un piano preciso? Beh, penso che andrò a Kanagawa e cercherò Kintaro sul monte Ashigara. Oh, Kintaro, l'eroe che ha una impareggiabile forza fisica. Buona idea. Sai cosa? Perché non porti con te Bakeru? Lo sa, corteccia prefrontale deve ancora svilupparsi, ma è davvero atletico quando si trasforma. Porta questa festa e viaggio con te. Oh, sarebbe davvero di grande aiuto. Ma perché devo farlo? Non voglio. Devi aiutare Sun per scusarti di come ti sei comportato. Devi assicurarti che Sun arrivi da Kintaro sana e salva. E non tornare fino ad allora, hai capito? Sì, ho capito, forte e chiaro. Bene, questo è lo spirito. Ecco qualcosa per la tua avventura. Il tesoro del nostro clan, il tamburo Haradaiko. È uno strumento, ma non è un'arma. Questo tamburo non è per fare del male, ma è per purificare le entità malvagie. Batti sul tamburo quando incontri qualcuno posseduto da uno spirito malvagio. Quindi funziona solo sui cattivi, in un certo senso.
Grazie mille, nonno! Beh, è tempo che io parta! Ok, Sun, ti porterò da Kintaro. Sta a guardare. Bakeru-dono! Mi sembra ottimo, Bakeru! Facciamolo! E così Bakeru e Sun partono per il loro pericoloso viaggio per salvare il Giappone dalle malefatte dell'oracolo Saitaro. Ikusei! Wow, mi ha spaventato! Pensavo di star per calpestare una... Beh, sai cosa? Ma guarda un po', è Scoop! Ciao! Bakeru, questo è Scoop, il saggio dell'Isun Clan. Oh, ciao! Scoop viaggia per il mondo imparando sempre nuove cose e acquistando conoscenza. Amico, che figo! Non sono granché con lo studio. Nulla batte l'imparare e il sapere. La conoscenza è il potere, dopo tutto. Ma come lo usi sta a te. La curiosità è anche un'altra importante qualità. La prossima volta che mi vedi, fai un salto da me e ti racconterò un aneddoto succoso. Grazie mille, Scoop! Sei il migliore! Cibo super duro. Il tonno essiccato sembra essere il cibo più duro del mondo. La carne di pesce viene fatta appositamente essiccare e macerare. Pochissimo succo rimane al suo interno.
Punto per fare pipì. C'è una statua del bambino che fa pipì sul bordo di un dirupo in una località remota del Giappone, nella valle di Iya. Fare la pipì in quel posto era una prova di coraggio dei vecchi tempi. Un vicolo cieco, però c'è una piccola apertura lì. Neanche un topolino potrebbe entrarci. Devo trovare un altro percorso. Hai altre abilità trasformiste oltre a quella umana? No, solo questa che mi ha insegnato mio nonno. Capisco. Hai mai sentito parlare della licenza da trasformista? Una licenza trasformista è qualcosa che ti permette di cambiare forma. Se prendi una licenza puoi usare il tuo potere per trasformarti. Dato che sei venuto ad aiutarmi nella mia avventura, penso che sia solo giusto darti una licenza per trasformista del clan Issun. Sul serio? L'accetto con piacere. Ecco qui, pronti. Sono così piccolo ora! Hai permesso di trasformarti e diventare come noi del clan Issun. Puoi usare questo potere per trasformarti a tuo piacimento. Mi sento più debole ora. Questo è perché noi Issun non siamo in grado di combattere. Però possiamo usare la nostra piccola taglia per intruforarci in tutti i piccoli spazi. Possiamo anche fluttuare in aria con il nostro corpo super leggero. Forse sei più debole, ma troverai modo di usarla nella tua avventura. Capisco, sta tutto il modo in cui si usa.
C'è anche qualcos'altro che dovresti sapere a proposito delle licenze. Per mantenere quella forma hai bisogno di qualcosa chiamato energia Bakeru. L'energia Bakeru è una strana energia che si trova sparsa per il mondo. Nella natura, nelle cose vive, nelle cose non vive, ovunque. Una volta che però finisci quell'energia torni ad essere un tanuki. Ok! Ok, allora basterà che io trovi quell'energia. Capito. Bene, ora ispeziona quel piccolo pertugio con la trasformazione Isun. Senza schienale. Hai mai notato che nella classe di scienze le sedie non hanno lo schienale? È per fare in modo che si possa scappare più facilmente se c'è un incendio. Giornata del caffè e latte. Il 1 giugno è la giornata mondiale del latte, mentre il 1 ottobre è la giornata internazionale del caffè. Unendole insieme si crea la giornata del caffè e latte il 1 agosto, che è un'usanza giapponese.
Il tanuki che finge di dormire. Il tanuki sviene quando viene spaventato. Si ispira al termine giapponese tanuki neiri, che significa tanuki che dorme. In sostanza fa il morto. Slogan sui siti in costruzione. Sui siti in costruzione per tutto il Giappone in genere c'è la frase "la sicurezza al primo posto", ma dopo cosa viene? Risposta: al secondo posto la qualità e al terzo la produzione.
l'origine del misokazu. Il misokazu è stato creato quando le persone hanno avuto l'idea di friggere le cotolette di maiale in una salsa a base di riso piuttosto che in una base di soia. Dei tamburi in legno a forma di pesce. I tamburi in legno a forma di pesce, i quali i monaci usano, sono fatti nella prefettura di Aichi, la più grande produzione del Giappone. Beh, l'unica produzione del Giappone.
le uova di quaglia. Le uova che provengono dalla stessa quaglia hanno tutte quante lo stesso motivo sul guscio. Questo tipo di guscio apparentemente serve a proteggerle dalle minacce. Cosa enorme, come lo sconfiggiamo? Non avevo idea che potesse essere così. Il nostro amico è più grosso di un palazzo. Nonno, non è il momento di scherzare. Non sottovalutare le nostre risorse, ragazzo. Lei ha l'orgoglio del clan Tanuki. Ehi, pagliacci, spero che siete pronti per le sculacciate. Assaggiate il potere di Bunbuku. È tempo di lottare! Odai Senkan Bimbeki Oksatsu Modo Enki.
two, three, four. Thank you.
Del tornetto striato. Il tornetto striato ha la striatura orizzontale, ma lo shock di venir tirato fuori dall'acqua gli fa diventare la striatura verticale. Thank you.